quando Giulio Guerri dice gli spezzini pagheranno due volte, pagheranno adesso perché dobbiamo acquisire, e non succede in nessuna parte d'Italia che un parcheggio realizzato dai privati, una società privata, no? Perché altrove si fa così. Non è una società privata. Questa è la Camera di Commercio ed è un ente pubblico, ovunque, come lei sa benissimo. Ovunque. Ed era fatto con risorse pubbliche. Non raccontiamo storie. Allora, ma perché non affidarlo? Perché Guerri racconta delle storie. Ma perché come non affidarlo ai privati come avviene in qualsiasi parte d'Italia? E i privati poi senza far tirare fuori una lira. Ma mi dica lei, ma mi trovi il costo con la gestione. Un caso di questi privati benefattori che farebbero questi investimenti senza nessun danno per i cittadini o senza nessun peso per i cittadini. Ma mi dica lei, in tanti anni in cui si dice facciamo i project, la finanza di progetto tradotto in italiano, per fare questa o quell'altra opera, mi dica lei se c'è stata una proposta in tutto questo territorio di un privato che ha detto io vengo a fare un parcheggio perché... Una, ce n'è stata una sola, a Monterosso, credo, ed è finita come la è finita. Fecero gli industriali negli anni 80, ma naufragò subito dopo. Sì, naufragò. Ma io non ne ho più sentiti di benefattori privati, eccetera. Sono privati che fanno i loro interessi. È per quello che si trovano, perché fanno i loro interessi. Basta dargli la concessione, una concessione trentennale, e ci guadagnano. Se permette un ente pubblico, gli interessi dei cittadini li potrà fare meglio, ecco, senza che ci sia... Facendo pagare gli spezzini due volte. Ha ragione Guerri, però, quando dice così. Due volte nel senso, ma scusate, quando tirerete fuori, il comune tirerà fuori per acquisire il parcheggio, il pagherà. Non tirerà fuori la società innanzitutto, che se lo fa, se, che se fa questa... società partecipata dal comune da quanto? Che se fa questa operazione vuol dire che è una società solida che può fare questo investimento prevedendo un rientro in tempi normali, come fanno tutte le società. Non ci vedo niente di particolarmente problematico. Invece questo privato benefattore che noi non troviamo, Federico, è sbagliato. No, perché non sono questa l'idea che si vuole dare, no? Investitori che poi ci guadagnano. Che vengano, che si facciano avanti. Ma cercateli anche. Che si facciano avanti, ma che facciamo?